Buona domenica a tutti. E siamo alla 8ª domenica del tempo ordinario. In questa domenica il Vangelo che ci viene presentato è quello di Luca, al capitolo 6, versetti 39-45. Vediamo in questa domenica che l'insegnamento di Gesù continua. Gesù dà un equipaggiamento ai suoi discepoli e, dopo averli invitati già domenica scorsa a essere in continuità con la sua missione, a essere benevoli verso gli ingrati e i malvagi, a non escludere nessuno dal raggio d'azione di questo amore del Padre e a provare come lui dei sentimenti di misericordia, di compassione, quasi diremmo quasi materni nei confronti degli altri, ora Gesù mette in guardia i suoi discepoli da quei rischi che sono presenti purtroppo in ogni gruppo: i rischi della spiritualità farisaica, quello della pretesa dei discepoli di mettersi a fare i giudici, i maestri degli altri. Assolutamente no nella comunità, nella famiglia ecclesiale che Gesù sta dipingendo con i suoi insegnamenti, c'è posto per un solo maestro, il Cristo. Allora Gesù nel suo insegnamento, proprio in Luca 6, 39 e 45, inizia a dire: può forse un cieco guidare un altro cieco? Ecco già la sola pretesa di essere una guida dell'altro rende cieca la persona. Il credente non è chiamato a fare da maestro, da giudice, da autorità dell'altro, per pretendere un certo comando, un certo potere. Il credente è chiamato a guidare in Cristo. Il credente è un compagno di viaggio che sostiene l'altro, lo incoraggia, talvolta anche con l'esempio, non solo con la parola. E dice Gesù: se un cieco guida un altro cieco, cadono tutti e due nella fossa. Incorrendo in quella che era la maledizione biblica del libro del Deuteronomio: maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco. E poi Gesù di nuovo mette in guardia, ma ora poi riprenderà il discorso della cecità. Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Gesù invita il discepolo a crescere, a formarsi, a equipaggiarsi e diventare in un certo qual modo indipendente, perché è inviato dal Padre, inviato da Gesù. Quindi in un certo qual modo nella sua persona non c'è bisogno di autorità o di essere riconosciuto dagli altri. Perché? Perché c'è il Maestro, cioè lo Spirito Santo che guida i credenti. Dio, il Padre di Gesù, quindi Dio Padre, non governa gli uomini con delle leggi farisaiche che ognuno deve osservare in maniera tale per essere praticamente delle guide. No, non è a partire dalla legge che noi possiamo essere delle guide, ma a partire dal fatto che attiviamo lo Spirito Santo che ci rende liberi e indipendenti. Quindi ben preparati come il Maestro, cioè come Gesù. Ora Gesù torna di nuovo sul tema della cecità e spiega qual è. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? La pretesa di essere quasi un giudice, un'autorità, uno che punta il dito, una che praticamente non va a vedere nel cuore la persona che magari ha davanti, uno che si sente maestro, uno che comanda all'altro una visione delle cose,
praticamente lo porta a correggere. Quelle che Gesù dice sono delle minuzie, il fatto che tu pretendi di correggere l'altro perché hai una trave conficcata nel tuo occhio. Allora Gesù continua in maniera ironica: come puoi dire a tuo fratello, sottointeso tua sorella anche, lascia che ti tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Come si fa a non vedere una trave che è nell'occhio? Sì, è veramente un'ironia quella di Gesù. E la trave che è nell'occhio fa vedere la pagliuzza dei fratelli, degli occhi dei fratelli, ma non vedere la trave dell'occhio significa essere nella presunzione, nell'orgoglio, nell'arroganza, nella superiorità verso l'altro. Questa per Gesù è un'ipocrisia. Gesù invita, apparentemente perché poi scoraggia, cioè invita a fare qualcosa: togli prima la trave nel tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Quindi in un certo qual modo Gesù scoraggia un pochettino questo atteggiamento di critica negativa, distruttiva dell'altro, perché questa è la spiritualità dei farisei. La correzione fraterna, in effetti, per Gesù è piuttosto un apprezzare l'altro, un incoraggiarlo, un sostenerlo, non un distruggerlo fino a trasformare la correzione fraterna in un'accusa totale che va in un certo qual modo non amare l'altro, non sostenerlo, non portarlo, non portarne in peso, ma aiutarlo a formarsi, a equipaggiarsi. Ecco che allora in un certo qual modo Gesù dà un criterio per l'autenticità del discepolo. Qual è questo criterio? Guardiamo i frutti. Infatti quando i frutti sono di vita arricchiscono la vita, perché comunicano vita. E quindi possiamo riconoscere la sorgente, cioè Dio. Gesù fa l'esempio comprensibile a tutti: non vi è albero buono, letteralmente ormai lo sapete, quando c'è buono, bene, sotto sotto c'è la bellezza, potremmo dire non vi è albero bello, continua Luca con questa immagine del bello, che produca un frutto cattivo. Non è possibile, è ovvio. Ne vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Quindi il criterio dell'autenticità del discepolo non è sapere la dottrina, non è la pratica ortodossa, ortopratica del cristiano, di non mancare a tutte le religiosità possibili e inimmaginabili, a tutte le novene, a tutte le spiritualità possibili e inimmaginabili. No, il frutto che produce è il criterio dell'autenticità. E qualcuno potrebbe scioccarsi: la produzione della qualità, cioè l'efficacità e l'efficienza, che non sono la stessa cosa, perché l'efficacia significa raggiungere un obiettivo, l'efficienza è la maniera come la raggiungi, e non è la stessa maniera se la raggiungi in una maniera o un'altra, non è la stessa cosa se si realizza una missione in tempi diversi, con creatività o con si è sempre fatto così. È logico che il frutto bello, l'albero bello produce frutti buoni, frutti belli. L'albero che non è bello non può produrre frutti che non sono belli. Allora ecco l'autenticità, ecco la qualità di vita, che non è soltanto qualità, perché si parla anche di quantità, si parla anche di efficienza, di efficacità.
E conclude Gesù: l'uomo buono, l'uomo bello, dal buon tesoro del suo cuore, dal bel tesoro del suo cuore, il cuore in questa cultura giudaico-cristiana è la mente, è la coscienza, da cui trae fuori il bene, da cui traiamo fuori il bello. Chi si alimenta allora di bene, chi si alimenta di questa categoria fondamentale che ci spinge a annunciare, a vivere, a testimoniare il bello e il bene, produce il bene per gli altri. Ecco perché è importante alimentarsi soltanto di quello, in questo Vangelo di Luca chiama bello, del buono, perché quello che in noi diventa fonte di alimento poi è quello che produce alimento per gli altri. Allora, vedete, in questa pericope vediamo che la liturgia tronca il nostro discorso al versetto 45, ma sappiamo che Luca scrive un versetto 46. Allora, sbaglia la liturgia? Non lo so. In ogni caso è molto interessante vedere il versetto 46, perché Luca 6,46 leggiamo: perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quel che vi dico? Ecco quello che chiama Signore, Signore. Cioè, quando noi siamo farisei, quando le nostre preghiere sono impeccabili, ma le nostre relazioni non sono coerenti e credibili, perché in effetti verso gli altri non siamo profondamente cristiani. Guardate cosa sta succedendo nel paese dell'Ucraina con questa grave occupazione, grave invasione violenta della Russia sul paese dell'Ucraina. Si tratta di cristiani che invadono cristiani, e quindi non è un problema come per esempio nel caso della Siria, dove la Russia ha fatto un'invasione per bloccare i terroristi musulmani. Qua si tratta di uccidere i fratelli, di uccidere bambini, di uccidere persone fragili. Il Papa non ha smesso di preoccuparsi, addirittura ha annullato tutti i suoi impegni per mettersi a disposizione della Russia per un possibile diplomazia e mettere pace, fermare questo scempio, questa follia della guerra. E ho sentito pure dei commenti di qualcuno: no, la Russia non è folle. Questi discorsi che qualcuno arriva a dire dicendo che bisogna pregare, però la Russia non è folle, è solo semplicemente qualcuno che non conosce il Vangelo. Perché se conosce il Vangelo sa bene che da un albero bello non vengono frutti cattivi, per cui non si può essere cristiani, si è diabolici. E il Papa l'ha spiegato bene proprio il giorno che è iniziata proprio questa guerra. L'ha chiamata la follia diabolica della guerra. Veramente ne parla in lungo e largo nella lettera di Fratelli Tutti, fratelli e sorelle. Quindi questo Vangelo ci dice che in effetti da questo vedremo, da questo fatto vediamo in effetti se siamo dei credenti coerenti, se siamo dei credenti credibili. Non nel fatto che preghiamo, non nel fatto che diciamo Signore, Signore, e poi non seguiamo la parola di Dio, e poi non seguiamo l'insegnamento di Gesù, ma bensì di seguire l'invito da parte di Gesù di mettersi sempre al fianco del bello, alimentarsi del bello per essere persone belle che trasmettono il buono e il bello agli altri. In effetti, fratelli e sorelle, questo in effetti
ci spinge a fare un esame di coscienza, a lasciarci guidare, giudicare dal Vangelo. Forse per la prima volta, magari non siamo abituati talvolta a mettere in discussione la nostra vita, la nostra missione di cristiani, perché abbiamo una missione al seguito di Gesù. Come quasi tutti i discorsi, anche quello che Gesù ci fa sull'ipocrisia può avere due applicazioni. Uno all'intera comunità cristiana, ma un altro al singolo credente. Vedete, non sono pochi oggi quelli che si sentono chiamare a denunciare l'ipocrisia, viene detto uno, quello della Russia. Talvolta magari vediamo dei fatti incredibili della Chiesa istituzionale, noi sacerdoti compresi, delle cose che ci scandalizzano. Bene, certamente non dobbiamo tacere di questo, ma Gesù ci chiede che prima di denunciare probabilmente questa ingiustizia ecclesiale, sociale, eccetera, eccetera, possiamo avere mani del tutto pulite. Possiamo avere cioè quell'esame di coscienza che in effetti non ci mette in una critica negativa e distruttiva verso coloro che sono i nostri fratelli e sorelle, ma ci invita a un'istanza profetica a 360 gradi, cioè a vivere nella mia vita quello che io voglio annunciare. Questo mi rende coerente, questo mi rende una possibile guida, un leader, un discepolo missionario. Mi piace molto questa citazione del Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 44. Si legge così in questo testo fondamentale del Concilio: la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire persino dall'opposizione di quanti la avversano e la perseguitano. Noi non siamo quelli che andremo a manifestare contro qualcuno che impedisce al Vangelo di continuare. Noi non siamo quelli che vogliamo sbagliare come sbagliano quelli che perseguitano i cristiani. Noi cristiani facciamo semplicemente il nostro dovere nei confronti di coloro che vogliono togliere la pagliuzza dagli occhi altrui senza rimuovere certamente la trave nostra. No, assolutamente non vogliamo perpetuare questo errore. Se ci limitassimo a fare un discorso sull'ipocrisia della società e della Chiesa, senza scendere mai a noi stessi, alla nostra multiforme ipocrisia, non servirebbe a nulla. Allora, in un certo qual modo, ecco la testimonianza di Papa Francesco, la coerenza, lui che va addirittura nell'ambasciata russa per proporre una soluzione, quindi non continuare semplicemente a denunciare, ma prenderne parte insieme nella fraternità universale. Allora, per combattere l'ipocrisia, certamente dobbiamo smetterla di essere in una lamentela, in una critica dell'altro, ma cominciare veramente a renderlo ancora più intimo, a renderlo veramente amico, a fargli capire quanto lo vogliamo bene. Perché se no non possiamo entrare nella correzione fraterna. Ipocrita, dice Gesù, e questa è una delle citazioni che Gesù fa, ipocrita è chi per esempio paga la decima dei piccoli raccolti ma non dà alcun peso alle cose veramente importanti della legge. Ecco, vedete, non possiamo essere cristiani
se non vediamo veramente i poveri, se non pensiamo con misericordia e fedeltà al nostro impegno verso coloro che sono fragili. Ecco, questa è una citazione di Matteo 23:23. Allora, in un certo qual modo questo Vangelo ci chiede veramente di fare un esame di coscienza sull'ipocrisia. Possiamo veramente debellare la falsità del cuore, l'illusione di accontentare Dio con l'apparenza di una preghiera, di novene, di dire delle cose, Signore, Signore, con un atteggiamento di doppiezza, con un atteggiamento ipocrita. In fondo, un falsario è uno che tenta di pagare Dio con una moneta falsa. Uno che lo onora con le labbra, direbbe il Vangelo di Matteo, mentre il suo cuore è lontano da Dio, Matteo 15:8. Ecco, quindi non si può parlare oggi, tuttavia, dell'ipocrisia senza denunciare quello che in effetti oggi viviamo. C'è il political correct, come dicono gli americani, una specie di ipocrisia alla rovescia, tipica dei tempi moderni. Un tempo la gente in un certo qual modo si fingeva migliore di quello che non fosse, ora invece si finge peggiore. Chi non vuole pagare le tasse dice no, ma io non sono ricco, allora mette dei beni in banche, in offshore, eccetera. E ci sono delle persone ricchissime che passano come se sono poveri. Io, avendo lavorato moltissimo talvolta in parrocchia, vedevo arrivare dei poveri che chiedono il pacco alimentare con delle BMW, con delle Mercedes. E lì ci domandiamo certamente, ma come facciamo noi a non entrare in questa ipocrisia? Come facciamo in effetti a non entrare in questo giudizio? Ebbene, il Vangelo di Marco al capitolo 8, versetto 38 ci potrebbe aiutare. Chi si vergognerà di me, delle mie parole, davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Vedete, le parole autentiche di Gesù ci fanno capire che non dobbiamo avere paura di essere nella verità. Che praticamente, se ci permettiamo delle menzogne, se ci permettiamo una doppiezza, un'ipocrisia, in effetti questo non durerà. Allora non occorre semplicemente qualcuno che li denuncia e che entra anche in un'altra ipocrisia vorticosa, ma semplicemente dobbiamo cercare Cristo, Cristo credibile, coerente, colui che si è immolato come nostra Pasqua, direbbe Paolo. E allora lì vediamo l'azimo immolato, l'azimo sincero, vero, vediamo veramente l'amore vero, puro del Padre che si immola nel Figlio, e giustamente ci chiama anche a noi di non essere presi dal lievito che può fermentare la pasta fino a farla diventare acida, diremmo quasi, ma rimanere azimi, puri, come lo è Gesù nell'Eucaristia e nel pane, nel vino che si offre a tutti noi. Ecco, questo è il Vangelo della domenica. Vi auguro una buona domenica.